Elettra Lamborghini nei guai. Controlli dalla finanza. È grave. Elettra Lamborghini, la nota cantante e influencer, è al centro di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. L'artista sarebbe accusata di aver omesso dichiarazioni fiscali per oltre 1 milione di euro legati alla sua attività di influencer. Le fiamme gialle hanno acceso i riflettori sui guadagni della Lamborghini provenienti dai suoi profili social, una fonte di entrate che ha attirato l'attenzione per la sua imponenza. Come già accaduto ad altre celebrità come Gianluca Vacchi e Luis Sal, anche per Elettra il sospetto è che i guadagni da sponsorizzazioni e collaborazioni con grandi marchi non siano stati interamente dichiarati. Secondo le accuse, tra il 2021 e il 2022 la cantante avrebbe omesso di dichiarare una somma di oltre 1 milione di euro, precisamente 1.075.373 euro, derivante dall'attività di influencer. Questo, nonostante i suoi successi musicali come Pistolero e Caramello abbiano già contribuito a incrementare le sue entrate. Le verifiche della finanza, condotte sulla società intestata all'artista e situata ad Argelato, un comune vicino a Bologna, hanno portato alla contestazione della cifra non dichiarata e alla segnalazione in procura per dichiarazione infedele. La denuncia in procura è scattata automaticamente, dato che la cifra non dichiarata supera i limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, Elettra e i suoi legali avranno la possibilità di presentare documenti che possano confutare le accuse. Non è la prima volta che l'artista finisce sotto i riflettori della Guardia di Finanza. Già nel 2019 erano state avviate verifiche su un'altra società a lei collegata, la Deseus ENT SRL, che gestisce i diritti di sfruttamento della sua immagine. Ora, terminata l'indagine, i risultati verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate che potrà decidere eventuali sanzioni. Elettra Lamborghini avrà la possibilità di risolvere la questione, saldando quanto eventualmente dovuto. Cosa pensi di questa vicenda? Faccelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.